Ciao a tutti amici di Vanilla, il video di oggi parla della teoria della Eva mitocondriale, ma alla fine è solo la scusa per portarvi con me in un posto magico e quasi sconosciuto qui nel Peloponneso, le Cascate di Calamari, un angolino di paradiso che ho trovato il posto ideale per parlare di Eva, Adamo e tutta la compagnia di DNA che ci va dietro. È un po' difficile arrivarci fra campi di olive e i cazzicodromo, come li chiamano qui, traducendo in modo non letterale, chiamiamole delle mulattiere. Però è una di quelle visite che valgono davvero la pena. Detta così, con questa premessa e questo titolo, potrei sembrare un creazionista, ma come vedremo, tutto sono meno che filo religioso. Vi dico in poche parole semplici la teoria dell'Eva mitocondriale, poi la spiegheremo nel dettaglio. Tutti gli esseri umani del pianeta derivano da un'unica donna che è riuscita ad affermare il suo DNA mitocondriale a discapito delle altre e ha dato vita alla popolazione umana odierna. 8 miliardi di pronipoti, belli arzilli, diversi fra loro e con un solo nonno che a un certo punto ha affermato il suo cromosoma Y a discapito di tutti gli altri, il poderoso Adamo Y. Vi sembra pazzesco? Io ci ho messo un po' a raccapezzarmi, poi ci ho capito qualcosa grazie allo studio per l'esame di antropologia fisica, tra l'altro l'ho passato di dicembre con 27, abbastanza generoso lo ammetto, ma i concetti li ho compresi bene, quindi eccomi qui nel tentare di spiegarli. Se mi avesse detto questa teoria prima di aver frequentato le lezioni, vi avrei preso per pazzi. E invece è la scienza che ci consegna l'Eva mitocondriale e l'Adamo Y, una teoria che ha talmente tante evidenze che la prendo per buona fino a dimostrazione contraria. Partiamo da principio a spiegare e facciamo i passi per bene. Non voglio che il video duri troppo, ma tento di darvi gli strumenti per comprendere il fascino di queste teorie a tutti voi che siete, anche se inconsapevolmente, miei lontanissimi cugini. Ah, mi raccomando, visto che siamo tutti congiunti, mettete un like al video e cliccate su iscriviti, altrimenti mi fate davvero pensare a parenti serpenti. Per parlare di Eva mitocondriale bisogna per forza introdurre il concetto di quale scienza. La parola sembra astrusa, ma in realtà per spiegarla è sufficiente uno schema. In pratica, partendo da un pallino colorato, alla fine si ottengono tutti i pallini che da quel primo pallino derivano. Nel concreto, quella persona è riuscita ad affermare la propria discendenza rispetto agli altri. Scientificamente possiamo dire che ha una fitness massima. No, non c'entra con la palestra, ma è il parametro scientifico che misura la capacità di generare discendenza sana che a sua volta ne generi altra sana e prolifica. Mi varrebbe da dire a discapito degli altri, ma in effetti non sempre potrebbe essersi creata una competizione mortale, semplicemente gli altri potrebbero essersi estinti per ragioni naturali. Nel caso della Eva mitocondriale si pensa che fattori casuali possano aver portato a questa condizione più che alla famosa selezione naturale di Darwin. Secondo la teoria dell'Eva mitocondriale, tutti noi esseri umani abbiamo una donna in comune, un concetto davvero potente se vogliamo, perché questa persona è vissuta fra i 99.000 e i 200.000 anni fa, l'altro ieri se pensiamo alla storia dell'evoluzione del genere Homo. Mi piace specificare che questa è comunque una teoria ancora da verificare al 100%, ma ci sono numerosi scienziati che si stanno applicando per dimostrarne la validità e oggi è insegnata nelle università come verificata con un'ottima percentuale di certezza. Entrando più nello specifico, parliamo dei mitocondri, ovvero gli organuli della cellula che tutti noi umani ereditiamo per via matrilineare. I nostri 46 cromosomi sono combinati 23 e 23 fra madre e padre, mentre il DNA mitocondriale lo ereditiamo solo dalla mamma, il che ha consentito ai ricercatori di risalire a una stima dalla quale questa Eva ha generato tutti noi. Naturalmente Eva non era l'unica donna del suo periodo, si pensa che ne vissero almeno altre 20.000 circa insieme a lei, ma è l'unica che ha generato una discendenza di figlie giunta fino a oggi.
E figurarsi se mentre ero lì alle cascate di Calamaris non mi andava tutto in palla il cellulare e mi si bloccava. Quindi adesso sono a casa, qua in Grecia, vi finisco di raccontare la storia, però per fortuna ho salvato tutte le riprese, non solo quelle che ho fatto là mentre mi filmavo, ma anche tutte le riprese che ho fatto alle cascate, quindi ve le faccio vedere piano piano e anche alla fine del video. Per chi è interessato, rimanete a guardarle. Allo stesso modo in cui i mitocondri si trasmettono per via matrilineare e rimangono invariati fra le generazioni, i cromosomi Y si trasmettono per via patrilineare di padre in figlio e rimangono quasi del tutto invariati, ma ovviamente solo nel caso dei maschi, perché alle femmine manca il cromosoma Y e ne hanno uno X al suo posto. Non sto a entrare nello specifico delle variabilità genetiche, sarebbe un discorso complesso e non ho certo la pretesa di spiegarlo dopo un singolo esame di antropologia, ma posso illustrarvi la teoria dell'Adamo Y. Penso affascinante tanto quanto l'Eva mitocondriale. A un certo punto della storia, si ipotizza circa 70.000 anni fa, un uomo riuscì ad affermare la propria discendenza a discapito degli altri. La collocazione temporale dell'Adamo è ancora più recente, davvero pochissimo tempo fa, se ci pensiamo. Si pensa a causa della teoria della catastrofe di Toba, ovvero un cataclisma legato all'eruzione di un vulcano in Indonesia che fra i 70 e i 75.000 anni fa ridusse la popolazione umana a poche migliaia di individui. Tra queste poche migliaia, un uomo fece un numero sconosciuto di figli, che a loro volta fecero altri figli con altre donne, e la loro progenie si affermò rispetto a quella degli altri coevi al loro antenato. Sembra un concetto complesso, ma ricordiamoci la spiegazione della coalescenza con i pallini colorati. Se ci pensiamo, è davvero semplicissimo. Un uomo afferma i suoi discendenti mentre gli altri rami dell'albero si estinguono tutti. Ora, che spero di aver spiegato per sommi capi i principi delle teorie di Adamo ed Eva, chiamiamole così, come le chiamano anche gli scienziati, possiamo chiederci come fossero fatti questi nostri antenati. Sicuramente erano degli Homo sapiens come noi, anche se poi quelli che uscirono dall'Africa si ibridarono con i Neanderthal. Erano neri di pelli molto scuri, poi circa 8-10.000 anni fa alcuni di loro divennero bianchi per meglio sintetizzare la vitamina D in quei climi freddi come il Nord Europa o l'Asia settentrionale. Avevano gli occhi tondi, poi alcuni di loro assunsero il magnifico occhio a mandorla, non si sa ancora per quale specifico motivo. Avevano capelli e occhi neri, solo in seguito si svilupparono caratteri cromatici diversi come il rutilismo, i capelli rossi o gli occhi chiari. E poi possiamo dire che erano molto alti e longilinei perché vivevano in climi caldi, quindi arti lunghi consentivano loro di disperdere meglio il calore rispetto agli individui più tarchiati, come ad esempio i Neanderthal europei. In definitiva, a livello fisico erano diversi da noi, chi più, chi meno. O meglio, tutti noi, 8 miliardi di persone, siamo molto diversi da questi nostri progenitori. E chissà come diventeremo in futuro. Le ipotesi che sono state fatte sono parecchio fantasiose e, a mio modestissimo parere, sono parossistiche. Prima di salutarvi, vi lascio con un'ulteriore teoria, le sette figlie di Eva, proposta dal genetista inglese Brian Sykes, che afferma come tutte le odierne donne del pianeta deriverebbero da soltanto sette donne vissute fra i 10 e i 45.000 anni fa. Io trovo tutto questo davvero affascinante, se ci pensiamo siamo davvero tutti parenti, altro che razze umane. Voi che ne pensate? Fatemi sapere nei commenti qui sotto se questo tipo di video basati sull'antropologia possono interessarvi e se avete altri argomenti da trattare. Tra l'altro, se venite da queste parti, state super attenti perché non c'è più il ponticciolo che ti porta alla cascata, ma questo nella quale sono
sopra il quale, quest'asse di legno sulla quale devi passare per venire, che però è appoggiata nell'acqua, tipo, quindi così, però bellissimo. Dalle cascate di Calamaris è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.